buonasera a tutti gli spettatori che anche questa sera si sono messi davanti al PC per poter assistere a un altro appuntamento con la storia, organizzato dall'Associazione Identitaria Alta d'Area di Lavoro e dall'Associazione Le Tre Torri. Voi, come ben sapete, parliamo di storia, ma è una storia un po' particolare, una storia identitaria, una storia insorgente. Ci sta chi la chiama legittimista, ci sta chi la chiama, molti la chiamano la controstoria. I più grandi denigratori, soprattutto gli accademici, pensando di poterla insultare, la chiamano storia revisionista, dimenticando che lo stesso Croce affermava che senza il revisionismo non esisterebbe la storia. Però noi continuiamo nel nostro percorso per cercare di ripristinare verità storiche che si pensava fossero cancellate, ma come abbiamo visto negli ultimi anni, questo non è accaduto. Come avete visto dal titolo, Regno delle Sicilie ieri, oggi e domani, cercheremo di dare di creare un ponte tra il passato e il presente. Voi sapete che per noi la storia non è nostalgia, non è nemmeno un porto, ma è un faro. E cerchiamo di questa sera di capire se riusciamo a rendere sempre più luminoso la storia e la luce di questo faro, e con degli ospiti molto particolari, e come di seguito potete vedere nella nostra clip. Ecco qua, ecco il nostro carissimo Enrico. Allora, vi vuole salutare tutti. Ciao a tutti amici, io vi seguo nella chat, siete una delle chat più attive al mondo, auguri. Bene, li avete riconosciuti sicuramente entrambi. Parliamo di Carmine Di Somma e di Enrico Fratangelo. Carmine Di Somma è ormai il nostro moto brigante, perché grazie alla passione che ha per la moto gira tutto il regno e non solo, e riprende i bellissimi viaggi che fa e che ci permette di rendere pubblici, e li mettiamo a disposizione di tutti e sono molto apprezzati. Carmine realizza anche dei video storici molto molto interessanti, ben fatti, con una capacità comunicativa che si riscontra in pochi, permette di pubblicare con continuità sul nostro blog e sui nostri canali, che addirittura utilizziamo anche parzialmente nei seminari che facciamo nelle scuole. Ciao Carmine, tutto bene? Ciao, buonasera a tutti. Ciao Carmine, grazie per la tua presenza. Ora passiamo al secondo ospite, che è Enrico Fratangelo, sindaco di Castiglione di Biferno, un piccolo paese che si trova a pochi chilometri da Campobasso e da Termoli, che tutti conoscono come sindaco insorgente, ma che io ho ribattezzato il cardinale Ruffo del Molise, del terzo millennio, perché come il cardinale Rosso lui ha uno spirito veramente particolare. E dove sta questa particolarità? E riesce ad aggregare attorno a sé tantissimi giovani e tantissima gente, come faceva il cardinale con le sue masse, ma anche la stessa acume politico, la stessa capacità amministrativa e organizzativa quando fa il sindaco. Ma è basato anche alle cronache nazionali ed internazionali, si può tranquillamente dire, perché ha creato, si è inventato, insieme al gruppo di persone che lo circonda, una moneta parallela, chiamandolo il Ducato delle Due Sicilie. E tanti problemi stanno creando, però lui continua imperterrito in questo suo percorso. Una moneta parallela che praticamente la usa nel suo comune e anche nelle zone limitrofe. Ma ultimamente è addirittura diventato una star, perché ha avuto l'intuizione di creare il ducato dedicato a Diego Armando Maradona, con cui è andato a finire sulle pagine di tutti i giornali, non soltanto italiani, ma anche addirittura internazionale. Prima di passare la parola ad Enrico per un veloce saluto, volevo scusarmi con i nostri spettatori, perché la linea con cui sta assistendo Enrico da Castellino non è delle migliori, è abbastanza precaria, e quindi che non dipende dalla nostra volontà, ma con un po' di attenzione, al limite con un paio di cuffie, sono certo che non vi sfuggirà nemmeno una parola.
perché i contenuti che dirà saranno sicuramente importanti. Bene Enrico, come stai? Tutto bene? Ciao a tutti, buonasera. Speriamo che finisca presto Covid per cominciare le nostre attività. Carmine, l'altro giorno cercando di andare a pubblicare un altro tuo bellissimo documentario, ho rivisto, perché poi le cose, come si dice, i libri vanno riletti, come i documentari vanno anche rivisti, alcune considerazioni che hai fatto su Cavour, che in maniera parallela lo hai paragonato a Don Liborio Romano. Premesso che per quanto mi riguarda, avendo una concezione tradizionale della politica, quindi basato sull'onore, sulle virtù e non sui principi machiavellici, per me Cavour, dal punto di vista machiavellico, può essere considerato un grande politico, però se io penso in maniera diversa, non lo considero assolutamente un grande politico. Lui stesso disse e affermò che se avessero fatto alla loro famiglia quello che hanno fatto all'Italia, forse l'avrebbero internato. E tu questo mi insegni. Però una cosa mi ha fatto riflettere. Quando tu hai fatto un parallelo importante, dicendo che secondo me è la chiave di volta, dicendo che quello che ha fatto veramente creare l'Unità d'Italia è stato il fatto che lui, anche in momenti di crisi estremamente bui, e soprattutto dal fatto che lui non amava Vittorio Emanuele II, ha sempre tenuto la barra dritta per la fedeltà alla casa regnante sabauda. Quindi, a differenza di Don Liborio Romano, che forse non sappiamo se aveva le stesse qualità politiche, forse no, però non ci pensava minimamente a essere fedele alla casa regnante borbonica. E poi, rapportato con il presente, leggendo i libri, i carteggi di Cavour con vari epistolari, ripeteva in continuazione: lo vuole l'Europa, lo vuole l'Europa, lo vuole l'Europa. Sembra di sentire quello che oggi sentiamo da tempo dai nostri politici italiani: lo vuole l'Europa, lo vuole l'Europa. Dacci una risposta un po' più precisa sulla tua visione su queste mie considerazioni. Allora, mi senti? Allora, il primo punto, cercherò di essere molto breve, anche abbastanza veloce. Paragonare Cavour a Liborio Romano significa fare una grande offesa a Cavour. Il fatto è che, questo per quanto riguarda la storia, la politica del Piemonte è cambiata proprio quando è salito in cattedra Cavour. Perché fino a, diciamo, qualche anno prima, la politica del Piemonte rifletteva un poco quella di tutti gli stati italici preunitari. Insomma, che cosa ha fatto Cavour per cambiare le sorti poi della storia? Ha semplicemente cambiato la strategia politica, ha abbandonato il cosiddetto fai da te ed è entrato, ha portato il piccolo Piemonte all'interno di quello che era lo scenario internazionale che contava, cioè nell'orbita delle grandi potenze internazionali, sia l'Inghilterra che la Francia, avendo dei contatti importantissimi con dei personaggi di primo piano a livello europeo e quindi mondiale, e quindi questo personaggio aveva una statura di uomo, diciamo, delle istituzioni, dello Stato, immensa, dobbiamo dirlo. Il Liborio Romano non ne nemmeno poteva fare forse il segretario di Cavour, che era un personaggio completamente diverso. Allora, il punto qual era? Qual era la differenza sostanziale tra questi due stati? Che appartenevano a due schieramenti diversi. Il Regno delle Due Sicilie si era attestato tra gli stati tradizionalisti cattolici. In economia era mercantilista, era centralista e naturalmente era un nemico del libero scambismo, quindi del liberal capitalismo. Era una concezione completamente diversa. Invece il Piemonte, che prima, fino a pochi anni prima, era uno stato simile a quello delle Due Sicilie, aveva scelto praticamente di entrare in un'orbita diversa e quindi di entrare nelle simpatie di quelli che erano i liberal capitalisti, cioè una concezione completamente diversa. La lotta che
poi è nata tra queste due, perché l'Italia poi i due stati più importanti erano questi, se si esclude il Papa, che era il centro politico e religioso dell'Italia, però il Papa non aveva un grande esercito. Quelli che avevano un esercito un poco più significativo era il Piemonte e il Regno delle Due Sicilie. Il Regno delle Due Sicilie si era, come dire, stanziato, si era posto tra i tradizionalisti cattolici, quindi con gli Asburgici, con la Spagna, con la Russia, erano i paesi, diciamo, che godevano, erano amici, insomma, questi paesi. Però non si era preoccupato il re di Napoli di stringere delle alleanze militari con queste nazioni, perché non pensava di poter essere attaccato. Eppure era stato attaccato nei decenni precedenti, quindi aveva qualche precedente, però lui non si preoccupava. Lo scontro tra le nazioni liberali, diciamo liberal capitaliste, era diventato importante ed improcrastinabile allorquando nel 1859 era in progetto il taglio dell'istmo di Suez. E praticamente quello era un fatto cruciale, importante, è un poco come la caduta del muro di Berlino ai nostri tempi. Disegna un qualcosa di completamente diverso nel mondo, perché quel mare che fino a quel momento era poco più di uno stagno, diventava una via di comunicazione per l'Oriente che era importantissima, di cruciale importanza. Nemmeno loro sapevano quanto poi effettivamente potesse essere importante, però sicuramente era decisiva. E loro pensavano ai porti di Brindisi, di Bari, ai porti di quella terra che era il Regno delle Due Sicilie, che si trovava al centro del Mediterraneo, con quella isola, la Sicilia, che poteva essere un porto importantissimo per gli inglesi. E quindi a quel punto non si poteva permettere che un mercantilista, un pauperista, un nichilista, un tradizionalista cattolico come era il Borbone, potesse essere proprietario di quel territorio che era praticamente una porta aerea sul mare e che portava ai traffici importantissimi nell'Oriente. Questo è il punto cruciale, è la geopolitica. A questo punto uno statista, un re, deve capire queste cose, il suo governo deve capire i tempi. Il fatto è che molti i tempi li avevano capiti, era solo il re che non l'aveva capito. E se tu ti schieri dalla parte di chi effettivamente è in declino, perché i pauperisti, i mercantilisti, i nichilisti erano in declino, nel 59 al nord si era fatta una guerra sanguinosissima in cui la Francia, che è il protagonista di quella guerra, che noi gli storici italiani la chiamano con molta fantasia la seconda guerra di indipendenza, ma indipendenza di che cosa? Era la Francia che utilizzava il velleitario Piemonte per estendere i suoi domini nuovamente sull'Italia. Gli accordi di Plombier, che vennero fatti nel gennaio di quell'anno, partirono da luglio e poi vennero stretti nel gennaio, tra l'altro Napoleone ebbe anche un attentato, però non entriamo nei dettagli. Diciamo, gli accordi di Plombier disegnavano proprio i confini della nuova Italia, l'Italia del nord, un'Italia del centro e un'Italia del sud. L'Italia del nord sotto Casa Savoia, l'Italia del centro sotto lo scettro di Girolamo Napoleone, che era il cugino di Napoleone III. E in quegli accordi c'era il matrimonio tra un uomo di 50 anni, qual era Girolamo Napoleone, con la figlia sedicenne Maria Clotilde di Savoia, la figlia di Vittorio Emanuele II. Era una delle cose importanti, cruciali nell'accordo. E quindi il centro andava a un Napoleonide, il sud è il Borbone, tramite Filangieri cambiava politica e si avvicinava alla Francia, oppure il Borbone poteva saltare prima mettendo sul trono di Napoli il figlio di Gioacchino Murat, cioè Luciano Murat. Questa era l'Italia disegnata dai francesi con un accordo con i piemontesi, ai quali interessava solo naturalmente l'Italia del Nord. Tutto questo all'oscuro dell'Inghilterra.
Poi con le grandi battaglie di Solferino soprattutto e San Martino, l'Europa, in particolare l'Inghilterra, la Prussia, la Russia e gli altri capirono che cosa, per quale motivo la Francia stava combattendo quella guerra che, diciamo, a prima vista poteva essere insignificante. Napoleone infatti quando fu avvisato dall'opposizione interna dell'interesse dell'Inghilterra e della possibile partecipazione alla guerra contro la Francia dell'Inghilterra, cioè in pratica avveniva una nuova grande guerra europea, allora si fermò. Basti capire che quando si fermò non lo avvisò nemmeno Vittorio Emanuele II, non lo avvisò nemmeno. E quando fece l'armistizio di Villafranca nel luglio del 59, ma Vittorio Emanuele non lo sapeva nemmeno e forse non gliene importava nemmeno, perché sapeva che la guerra la dovevano fare i francesi. Cavour fece un gioco diplomatico veramente da grandissimo statista, anche abbastanza pericoloso, perché poteva irritare, e infatti irritò la Francia. Nel mentre la Francia combatteva contro gli austriaci, lui praticamente destabilizzava i ducati toscopadani e quindi mandava suoi uomini importanti a destabilizzare i ducati padani. Quando fu firmato l'armistizio di Villafranca nel 59, successe una cosa importante. Cavour lo scoprì attraverso dei dispacci delle agenzie, attraverso i servizi segreti, in poche parole. Lui controllava tutto, era un uomo al quale non sfuggiva niente. Lo seppe lui della firma dell'armistizio, non lo sapeva nemmeno il re. Fammi dire solo questo, poi finisco perché mi rendo conto, non voglio prolungare. Ma la cosa importante, sai qual è? Che quando lui ebbe quella grandissima litigata con il re e arrivò, perché litigò col re? Perché quell'armistizio, ascoltami, questo è fondamentale, l'armistizio che doveva firmare doveva determinare una mini restaurazione, cioè il ritorno dei duchi dalle province dove erano stati mandati via, no? E si doveva formare una Lega Italica del Nord nella quale c'erano anche gli asburgici. E quando lesse questo Cavour, in pratica glielo tirò in faccia, lei, cioè, caro re, se tu partecipi ad una Lega Italica dove c'è l'Austria, tu va dire, e quindi tu non devi accettare questa cosa. Il re lo mandò via, ma quando lui andò via non fece come fanno i meridionali, che litigano, i meridionalisti che litigano per un pezzettino di pane e se ne vanno, quello no, quello presentò le dimissioni, vennero accettate, cominciò il gabinetto La Marmora Rattazzi che durò 6 mesi, lui andando via disse vicino ai suoi nemici politici: non permettete la mini restaurazione, non andate al consesso di Parigi a parlare della mini, andate per il re. Cioè lui era un uomo di Stato. Poi dopo ti dico che ha fatto Liborio Romano e che cosa ha fatto la borghesia fondiaria meridionale. Va bene, fermiamo. Grazie Carmine, ma so che quando si parlano di questi argomenti non finiresti più. Beh, sulla politica estera sinceramente meriterebbe un capitolo a parte, perché bisognerebbe contestualizzare, bisogna considerare che essendo tradizionalisti... I Borbone, come tutti i napoletani, mantenevano i patti. A quel tempo si poteva pensare, come oggi era una volta il patto atlantico, quindi aspetta. Chiesa muta. Aspetta. Chiesa... Sì, però. Carmine, tu c'hai perfettamente ragione, però, non ci so, però bisogna considerare. Che cosa vuoi salvare? No, io non voglio... Chiesa. No, ti spiego, tu sei un uomo di Stato. Tu, il re, è un uomo di Stato. Che cosa vuoi salvare? Hai letto qual è la situazione? Quali sono gli eserciti che ti muovono contro? Quali sono i grandi interessi che sono in gioco? La Chiesa l'ha capito, ha cambiato Papa.
ha cambiato papa, capisci? Ha capito quali sono gli interessi oggi che sono in gioco. E il papa tedesco ha detto va bene, me ne vado. Vabbè, va benissimo. Vabbè. Va benissimo, no, va benissimo Carmi, adesso cerchiamo di andare. No, no, altrimenti, no, altrimenti diventa una cosa a due, c'è anche Enrico. L'unica cosa che posso dire è che forse l'unica cosa che non erano i Borbone non erano nichilisti, almeno questo si può dire. Il nichilismo non apparteneva alla nostra civiltà. Però per il resto tutto quello che dici è assolutamente vero. Come per esempio si trascurano molte volte, si trascura i famosi congressi di Zurigo, ce ne sono stati due, sono stati molto molto importanti, però è così complessa quella fase che poter parlare di, bisognerebbe fare un percorso a puntate solo per parlare con la politica estera. Ma io adesso mi rivolgo al poi torneremo, adesso mi rivolgo al nostro grande sindaco. Sindaco, la prima cosa che ti posso chiedere è soltanto una cosa, è parlare del tuo castellino del Biferno. Io sono venuto un paio di volte prima a fare il convegno, poi sono venuto io con la mia famiglia, con mia moglie, abbiamo soggiornato da te e siamo stati meravigliosamente bene. E ho notato che Castellino non è un posto particolarmente normale, anzi, è un posto molto particolare, con una storia molto particolare, dove ho notato che addirittura a fianco del ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale, che in pochissimi posti viene ricordata come Quarta Guerra d'Indipendenza, c'era a fianco un'epigrafe di Leone XIII. Quindi quello che ti posso chiedere per adesso è capire e parlarci brevemente perché è così particolare il tuo meraviglioso paese. Si sente? Si sente? Vai. Intanto ciao di nuovo, sono come dire, contento di parlare con due persone a cui Castellino del Piferno, parlo sia di te Claudio che del nostro carissimo amico Carmine, a cui Castellino ha conferito nell'ultimo consiglio comunale la cittadinanza onoraria non virtuale, quella reale. Sentir parlare a Carmine mi incanta, il termine mi incanta. Io attualmente potrei essere descritto un serpente che dovrebbe parlare, tra l'altro, del suo paese, insomma, come dire, come se tu chiedi all'acquaiuolo se l'acqua è fresca. Certo, questo libro è un bel paesino, a mezza costa, 400 metri sul livello del mare. C'è una storia particolare perché, nonostante siano passati 160 anni dalla mala unità, quello non è stato l'unità. L'unità si ha nel momento in cui due stati si mettono insieme per unirsi diversamente, voglio dire, come marito e moglie, che si devono mettere insieme, però la moglie non è consenziente, oppure il marito non è consenziente. Non si poteva parlare, non si può tutto parlare di unità perché quello purtroppo è stato un assurdo. Siamo stati colonizzati, questo è il valore. Da quella colonizzazione, Castellino del Piferno, non ha avuto né voglia né tempo di dedicare una strada, un paese, una piccola piazza, una contrada, una località, a nessun messaggio. Questa è una particolarità, non so se ce l'hanno meno altri comuni, tanto meno mi metto a fare ricerca perché non ho proprio tempo da fare. È una cosa che a me fa piacere e mi motiva, mi lusinga, perché anche i miei predecessori, evidentemente, a cui va il solenne ringraziamento, non hanno inteso intestare una sola piazza, un sol ponte a questa marmaglia di falsi eroi presidenziali che hanno così invaso la storia risorgimentale italiana, addirittura plagiando intere popolazioni, scrivendo falsità sui libri di storia, cose che sappiamo tutti, ma soprattutto io lo so perché io leggo tantissimo quello che scrive il dottor Bisogna, vedo tantissimo i suoi libri e studio da lui.
io non sono uno storico, io sono un amministratore, poi se è buono o cattivo lo stabilisce la gente. Fatto sta che la gente di Castellino mi vota ininterrottamente dal 1997, quando entrai sul comune e c'erano quattro gatti, quella del depuratore, quella del comune, quella del cimitero e quella della cabina elettrica. Da quel momento decisi di far crescere a dismisura il patrimonio comunale ed oggi Castellino conta 105 appartamenti da dare all'edilizia residenziale, praticamente da dare ai giovani a pochissimo prezzo, 50, 60, 70 euro anche in base ai metri quadrati, non di più, anche perché il sottoscritto che parla, quindi non è per conto dell'amministrazione comunale, è consapevole del fatto che intanto la casa è un bene alienabile e paradossalmente abbiamo tolto anche questo diritto alle giovani generazioni che purtroppo si vedono costrette quasi solo ed esclusivamente a pagare i nostri debiti che lo Stato italiano ha contratto per fare le opere infrastrutturali nel Nord Italia. Cioè lo Stato italiano contrae i debiti tramite la cassa depositi e prestiti, contrae i debiti emettendo i bond, emettendo qualsiasi titolo, diciamo così, di qualsiasi titolo per fare le opere al nord, Nord Italia, per fare per esempio il Milano Expo, per fare l'alta velocità, la TAV, per fare la rete autostradale, la notevolissima intrecciata rete autostradale del nord, per fare il MOSE, per ripagare gli interessi delle banche oppure per ripagare tutti i fondi che le banche hanno consumato giocando alle borse, come quando da bambini si giocava con i camion e le bimbe giocavano con Barbie. Così le banche hanno giocato con i fondi dei risparmiatori e non hanno pagato alcunché, perché a pagarlo ci ha pensato Renzi, ci ha pensato l'Unione Europea. Bene, dico, uno Stato ancora oggi quindi che ha un'attrazione a nord, e Castellino si trova a pagare i debiti che hanno contratto gli amministratori italiani, per i quali le opere, le grandi opere, le opere importanti sono state fatte al nord. Castellino rimane un piccolo paese che subisce ancora oggi lo spopolamento, seppure in maniera ridotta, perché stiamo cercando delle strategie per mantenere i giovani, proprio legandoli, cioè motivandoli, ma sta di fatto che poi il giovane, se riesce ad ottenere qualcosa che soddisfi i suoi interessi, allora rimane. Diversamente il giovane va via da Castellino, come da Napoli, da Campobasso, da Reggio Calabria, da Palermo, da Catania. È il sud, questo è il sud che ci hanno lasciato in eredità, lo sapete meglio di me. Io altro non faccio che lottare. Così poi rimane il fatto storico che abbiamo un bel portale dove c'è il dottor Di Somma, vuol dire, è venuto a Castellino, l'ha fatto con tanto onore, quello che ricordo. Spero qualche volta di poterlo rivedere. Ci sono piccoli portali in pietra che rappresentano la storia. C'è il Giglio Carbonico, che nessuno conosce ovviamente, e quindi noi dobbiamo essere gli artifici, dobbiamo essere coloro i quali, ecco, trasportano una storia totalmente diversa da quella che hanno scritto i libri dei Savoia, e con la speranza di potercela fare per rimotivare le nuove generazioni affinché ci possano credere ancora al fatto di potersi di potersi realizzare. Caro, hai perfettamente ragione, Enrico. Il giorno in cui vedremo che tutti i nostri, la stragrande maggioranza dei nostri giovani non tifano più per Juventus, Milan, Inter, vuol dire che abbiamo fatto una strada,
abbiamo fatto molta strada, però l'importante è parlare a loro, bisogna parlare a loro. E adesso passiamo di nuovo a Carmine. Carmine, ultimamente diciamo che la storia ufficiale, le istituzionali si sono un attimo svegliati, nel senso che hanno capito che forse non siamo più, il nostro mondo non è più un fenomeno baraccone, e soprattutto la cosa che mi ha fatto immensamente piacere è che ci stanno inseguendo. Ci inseguono su quello che noi abbiamo sempre detto, quindi da Fenestrelle a tutti gli altri accadimenti. Ma la cosa che più veramente ci fa riflettere è la questione di Pontrandoffo e Casalduni. Perché faccio a te questa domanda? Perché tu sei stato uno di quelli che più ha studiato quegli eventi, e che noi, ti ripeto, spesso usiamo i tuoi video per presentarli alle scolaresche. Ma la cosa che veramente mi fa pensare è questo, caro Carmine. Se i diari sono i diari di guerra di Giulio Cesare, se i diari sono i diari di guerra di Garibaldi, se sono di Napoleone, questi sono diari che vanno presi come documenti storici importanti. Se mentre invece sono i diari, non so, di Pietro Masi sulla Marcia dei San Fedisti, oppure sono diari, oppure lo stesso diario del CE, che è diventato famosissimo e quindi va preso per oro colato, però se sono i diari di Pietro Masi o di Tiebol, oppure di Margolfo, che ha parlato in maniera esaustiva e di pancia, di come chi l'ha vissuto quelle vicende, non vale più come testimonianza storica, ma valgono i rapporti che hanno scritto i piemontesi. Quindi cosa pensi di questo modo di dare delle risposte a noi identitari, a noi insorgenti? Allora, questo è un altro argomento molto particolare. Questa è una lotta, è uno scontro impari, perché da un lato noi abbiamo diciamo un esercito con tutti i suoi strumenti di militari, e dall'altro abbiamo un'armata Brancaleone. E questo esercito, per la verità, è stato messo in campo da pochi anni, cioè da una decina d'anni, da quando in occasione del 150enario, cioè esattamente 10 anni fa, Pino Aprile pubblicava quel libro, quel famoso famigerato libro Terroni, nel quale scriveva tante cose che i professionisti, tra virgolette, del borbonismo sapevano benissimo, tant'è vero che in quel libro è stata fatta una sorta di copia e incolla di cose che i borbonici dicevano. Tutte le tesi borboniche sono state riportate in quel libro. Quindi la tesi dell'occupazione e non della liberazione, del regno ricco e non povero, delle stragi, della corruzione degli alti in grado dell'esercito borbonico, della passeggiata di Garibaldi, non più un'avventura epica e cinematografica, ma una cosa ben studiata nei minimi dettagli, e poi la mano di regia estera allogena che ha preparato il risorgimento italiano, come bene ha detto uno studioso, che non è altro se non una perfetta riuscita opera di politica estera del Foreign Office. Ora, quando è uscito questo libro, qual è la differenza? È che mentre il libro che pubblica Pinco Pallino o il cosiddetto neoborb, così come definiscono i soloni della pubblicistica e degli ambienti che contano e che piacciono alla gente che piace, ecco, questi terrapiattisti che sarebbero i neoborb e compagnia bella, se pubblicano un libro lo pubblicano in una casa, su una casa editrice che non riesce poi a divulgarlo come dovrebbe. Pino Aprile invece ha scritto un libro pubblicato da PM Torino, che è andato in tutte le librerie, e in un momento particolare come erano i festeggiamenti del 150enario, questo libro è andato praticamente sul tavolo, sulle scrivanie di moltissima gente, soprattutto gente che ama leggere, e sono state scoperte delle cose diciamo estremamente nuove. Lo dico anche per me, perché io così ho cominciato, leggendo quel libro, e ti devo dire la verità,
Quando ho letto quel libro io non ci credevo a tutte quelle cose che stavano scritte. Poi ho cominciato a studiare. E nei miei studi, io ho studiato non dai libri dei borbonici, ma dagli altri. Ho studiato dai libri di Barbero, ho studiato dal libro di Martucci, di Roberto Martucci, che non è un borbonico. Il libro di Cavour, L'invenzione dell'Italia unita, non è un libro a favore dei borbonici. E quel libro si doveva chiamare La vita di Cavour, la storia di Cavour. L'editore poi ha capito, ha detto: noi se mettiamo la storia di Cavour non vendiamo niente, mettiamo questo titolo. Questo l'ha detto lo stesso professore a me. Cioè, quindi è una linea editoriale, un target, ok? Così come fanno adesso. Il professore Barbero scrive il libro contro la congiura di Fenestrelle, contro le deportazioni, eccetera, ma non lo chiama nel modo giusto I prigionieri dei Savoia, perché è un titolo sibillino, un titolo, diciamo, che lascia qualche dubbio, e il borbonico, che sono gli unici che poi in pratica si vanno a comprare a leggere i libri, perché questo settore interessa soltanto a questo pubblico, agli altri non gliene frega nulla. Ecco, allora, in seguito a questa riscrittura, a questa rilettura e a questa anche riscrittura del Risorgimento, è venuta fuori una narrazione completamente diversa, e la gente ci crede. Questa è la loro paura: la gente crede, legge, crede a questa nuova versione secondo la quale il Sud non è stato liberato ma occupato, e sono state perpetrate delle angherie inenarrabili al Sud, come le famose stragi, atti di repressione, non solo Ponte Landolfo, Nola, Auletta, Scurcola, che sta vicino a casa tua, Gioia del Colle, e poi la triade Montefalcione, Auletta, Casalduni, Ponte Landolfo, in quel mese di luglio-agosto infuocato. E senza parlare di quello che accadeva con l'armata di Carmine Crocco mentre risaliva verso Potenza, cioè in pratica. Allora, tutto questo in un momento storico particolare, difficile, come quello che stiamo vivendo, ahimè, ha praticamente, come dire, scosso l'opinione pubblica. E se detto questo, non è che sia cambiato chissà che, però anche a livello verbale, anche a livello, come dire, di sola narrazione, alla storiografia ufficiale dava fastidio tutto questo, anche perché è stata lei chiamata in causa. Cioè, le hanno detto: ma come, tu cosa fai? Perché non hai studiato tutte queste cose? Loro ti accusano, perché non ci difendiamo? E loro si sono difesi mettendo in campo il migliore, perché il professore Barbero è un signor professore. Io non sono un tifoso che si mette la casacca, io me lo leggo Barbero perché mi piace come scrive, non sono d'accordo con quello che dice, però questo non significa che non è un brillantissimo professore, ma avercene noi di persone con la stessa, come dire, preparazione di Barbero. Ecco, ora, che cosa sono andati a fare? Argomenti che a loro non interessavano affatto, come per esempio i soldati che sono stati portati al nord, e si è creata una narrazione che però, aiutami, è una narrazione dilettantistica, perché quando voi dite che le parole per i professionisti sono importanti, se voi dite che i piemontesi hanno preso i meridionali, li hanno messo sulle navi, li hanno portati al nord per sterminarli, perché se io voglio sterminare un popolo, ma io lo affondo la nave, lo affogo in mare, non è che lo porto in Piemonte e poi lo vado a sterminare. Quei soldati sono stati portati in Piemonte perché l'esercito, soprattutto la bassa forza, era l'unico elemento fedele al Borbone, e una volta tornato alle loro case, siccome nelle loro case stava cominciando, per la verità già era cominciata, la vera guerra civile tra meridionali, cioè tra i due popoli del sud, tra la borghesia fondiaria da cui nasceva la borghesia intellettuale, gli alti in grado dell'esercito, gli alti rappresentanti della burocrazia, cioè quelli che contavano
potevano essere anche il 2%, ma erano quelli che contavano ed erano quelli che tenevano le terre e che potevano comprare quelle che restavano, quelle del demanio, quelle della chiesa. Loro avevano capito l'affare che facevano la borghesia fondiaria. E Cavour l'aveva capito ancora meglio, perché offriva loro quelle terre e così comprava il voto loro, comprava il loro consenso, ma li costringeva a difendersi, a formare le guardie nazionali, che erano le guardie formate dai loro sottoposti, dai loro schiavi, dai loro amici, dai loro sodali e da alcuni disperati che giravano attorno al loro circuito. Contro avevano un popolo grandissimo nel numero, perdonami, non contava nulla, perché le rivoluzioni il popolo le combatte, ma è la borghesia che le vince. Se tu non hai una regia, una strategia, un disegno politico, puoi creare confusione, puoi fare la guerriglia, ma non vinci la guerra. E quindi questa era la lotta. Quei soldati, tornando a casa, si potevano mettere a capo delle bande e loro era questo che volevano evitare. E li portavano via dalla loro terra e poi speravano che quei soldati potessero essere integrati nell'esercito italiano. Non si aspettavano che loro dicessero no, perché quella gente non contava nulla. È meglio, non è come oggi che lo stesso non conta nulla, però almeno parla. Quelli non potevano manco parlare. A quei tempi la bassa forza, il popolo, contava meno di un animale, perché un animale serviva nel campo per arare la terra, ti dava il latte e ti dava la carne. Una persona come quella poteva solo servire come come carne da fucile. Basta. Ecco, questo è il primo. La strage. Consentimi di dire, mi hai fatto la domanda, fammi completare su questa cosa. Allora, il problema è questo. Loro dicono che con il plebiscito si è sancito, si è messo il suggello giuridico all'occupazione militare. Ok? Tutti sanno, anche loro, prima loro lo sanno, che quel plebiscito ha lo stesso valore del 2 nella briscola, cioè non vale niente, zero. Però è una carta, e è una carta importante per loro. Loro giustificano il fatto che il popolo volesse i piemontesi, ok? Era un suggello giuridico. A questo punto io la finirei con questa cosa. Loro dicono, hanno le loro idee, noi abbiamo le nostre. Ti faccio solo un esempio e poi mi taccio. Ponte Landolfo. Hanno ucciso 41 soldati piemontesi, ma la domanda semplice è: ma questi 41 soldati piemontesi dove camminavano? Nella Val Brembana, nelle valli del Piemonte o a Ponte Landolfo? E a Ponte Landolfo che ci facevano 41 piemontesi? Era un drappello di occupazione, per come la vediamo noi. Per come la vedono loro è un esercito italiano. Quindi sono due visioni ideologiche e tu non metterai mai insieme uno scontro ideologico. Non esiste un vincente e un perdente, esistono combattenti. Ma c'è la reazione sabauda, 500 soldati vanno lì, danno fuoco al paese, sparano per tutta la notte, 5 morti, poi sembra 6, poi meno di 10, poi vado a trovare gli archivi. Allora c'è stata l'opera di Gian Cristiano Desiderio, le opere degli altri, Panella, Vissuto, che poi si creano gli schieramenti pro e gli schieramenti contro, ma non vanno sia da una parte che dall'altra, non vanno alla ricerca della verità, vanno alla ricerca della giustificazione delle prove che loro già hanno dato. Cioè loro lì non cercano le prove, cercano la soluzione, cercano un appoggio a quello che loro pensano. È chiaro? Allora la storia non finirà mai. Ultima cosa del diario che tu hai citato di Margolfo. Il Margolfo, povero Cristo, che non era certamente borbonico, era un bersagliere, ha scritto questa cosa, era stata pubblicata, ma è stata pubblicata negli anni 70, quando questa questione non c'era, perché se il diario l'avessero trovato oggi, quel diario lo buttavano nel cesso, di sicuro. Ecco, ora quel diario è chiaro. La signora Sonetti, la professoressa, non so chi sia, ha detto che è falso,
quel diario è falso, non l'ha scritto lui, non l'ha scritto lui, l'ha scritto la fidanzata. Cioè la fidanzata ha preso il diario e ha scritto lei. Non si sa per quale motivo questa fidanzata poi scrivesse quelle cose. È chiaro. Come lo stesso Barbero, quando parla dei prigionieri che vanno al nord, dice che i prigionieri fatti sul Volturno non sono 2650, ma sono di meno. Diciamo, quello l'ha scritto Garibaldi, c'è stato un dispaccio nei dispacci di Cavour, nei carteggi di Cavour, c'è proprio il dispaccio di Garibaldi che lo manda a Vittorio Emanuele, dove ci sta scritto ci sono 2650 soldati che ti manda, sbagliato. Dice, ha sbagliato Garibaldi. Cioè, qua si arriva al punto di correggere le prove. Cioè, capito? Allora, ma voi perché vi mettete a parlare ancora? Noi dobbiamo parlare tra di noi come loro parlano tra di loro. Dalla parte nostra non ci sta, fammi concludere, non ci stanno i soldi. Noi non siamo l'università, noi non siamo il Ministero della Ricerca, non siamo manco una parte statale. Noi qua soldi non ce ne stanno, nessuno ti può finanziare, capisci? Ci potremmo finanziare se fossimo noi, però da soli, se fossimo uniti, ma qua purtroppo tre meridionali fanno quattro movimenti, capisci? Tre meridionali fanno quattro movimenti, quattro submovimenti, e quando si parla di costruire qualcosa in comune, questo comune parte dal loro salotto, dalla loro televisione, dal salotto della loro casa e basta. Nessuno si è messo in discussione, ha detto basta con tutte queste cazzate, tutti questi movimentini, queste puttanate. Uniamoci, contiamoci, vediamo chi siamo e realizziamo qualcosa di vero. Mettiamo, come si dice nei paesi migliori, mietta mana sacca, cacciamo un fondo comune e alimentiamoci da soli. Però Carmine, un movimento dal basso. No che io mi alzo la mattina e faccio la mia associazione, hai capito? E poi faccio presidente per 25-30 anni, sempre che manchi Kim Il-sung fa questo, ok? Questo è il ragionamento. Scusami. Carmine, no, visto. Carmine, fermarti non è semplice, però la passionalità e il fervore con cui esponi i tuoi pensieri non mi permettono di poterti interrompere. Prima di passare la parola a Enrico, volevo soltanto puntualizzare una cosa. Siamo una banda Brancaleone, è vero, e ti dico pure di più, noi siamo una banda di quattro scemi, non sembra proprio quattro scemi, sì. Però nonostante siamo così disadattati, brancaleoneschi e quattro gatti, stiamo sotto la lente di ingrandimento di chi sta dall'altra parte, che sinceramente mi meraviglia, non capisco perché. Noi siamo quattro scemi veramente, eppure questi ci tengono, questi ci attenzionano in una maniera incredibile, e questo qua è una cosa che mi fa riflettere. È diventato ministro degli esteri, può essere pure che un scemo guerra come questo può diventare qualcosa. Viviamo in un mondo che è di fatto è strano, e mi ha dato questa risposta. Però un'altra cosa, se mi dai il permesso di dissentire, perché di solito chi modera non deve dissentire con gli ospiti, dalla parte nostra ci sono storici molto più bravi di Barbero, fidati. Il problema di Barbero è che fa il tuttologo, non è possibile, ormai bisognerebbe aprire un capitolo a parte su Rai Storia, bisognerebbe aprire un capitolo a parte sul mondo accademico italiano, perdonami, gli stranieri sanno molto 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 più di noi e rispettano molto molto più noi insorgenti. Carmine, la Lega Nord ha fatto il film su Alberto Di Giussano semplicemente perché prende i voti, la Lega Nord ha fatto il film pure Leone di Vetro, quindi di che cosa parliamo? No, questo è un altro argomento. Però per quanto mi riguarda Barbero, Dalla parte nostra ci sono persone molto molto più valide, anche perché ti ripeto, nella storia non puoi fare il tuttologo, lui parla di tutto in più e poi parla sempre lui. Se ci desse lo spazio anche a noi, vabbè, comunque non voglio continuare su questo argomento perché sennò altrimenti togliamo del tempo a Enrico.
Enrico, adesso assolutamente no, Enrico, adesso mi devi spiegare una cosa. Dietro, a parte c'è quella bellissima bandiera là dietro, che è qualcosa che mi emoziona, sarò pure nostalgico, ma è qualcosa che rappresenta la nostra civiltà, rappresenta la nostra cultura, la nostra storia. Ecco, non ha nessun valore di eversivo, secondo il mio modesto parere. Quello che voglio dirti è questo adesso, Enrico, ma non sei da solo in questa tua avventura. Dietro, ho conosciuto che dietro di te ci sono mente pensanti che veramente ti danno una mano e ti supportano, che stanno nell'ombra, ma tu sei una punta di un iceberg che veramente è valido. Come ti è venuto in mente di fare il Ducato delle due Sicilie? Da dove è scaturita questa idea? Sono curioso, e sicuramente sono curiosi come me i nostri spettatori. Avete sentito che stava finendo il telefono? Vuoi che ti ripeto la domanda? Sì, parla Enrico. Sì. Ho detto, l'ho sentita la domanda. Non l'hai sentita? La domanda l'ho sentita, però io te la torno a ripetere. Io quando sento Carmine Disoli, io mi sciocco, cioè a me mi si fa l'elettroshock in testa, perché è un grande. Io lo sentirei 24 su 24, vorrei tanto avere il 5% della sua cultura. Dicesse una cosa per la quale non avrà una prova provata, che è quello che dice Romero. Anche su Barbero, credimi, voglio dire a Carmine grazie per l'intervento che fa. Quando sento te mi motiva ancora di più e vado in riflessione. Quando vado in riflessione non riesco a parlare tanto, però mi hai fatto delle domande alquanto semplici. Io ho fatto il Ducato perché ho fatto il Ducato. Non sono semplici, Enrico, quello che hai fatto è qualcosa di incredibile, attenzione, semplice nella sua attuazione, ma tu hai fatto qualcosa che potrebbe essere la svolta per tutta la nostra per tutto il nostro regno, per tutta la nostra terra. Allora io ho chiesto i video a Carmine sa tutto, io ho tutti i video di Carmine che ha fatto sul Risorgimento, e condivido tutto quello che dice. Apprezzo tantissimo la sua preparazione, apprezzo il suo impegno e condivido quando dice che su 3 meridionali si fanno 4 associazioni, subassociazioni. Purtroppo il buon prof ci ha mandato una bruttissima, ci ha lasciato in eredità una bruttissima come possiamo dire, maledizione, ecco, la maledizione di Croppo. Imparo a parlare, a dire le cose con il proprio nome. Carmine Croppo disse che noi meridionali non potremmo mai vincere nulla, perché pure pensandola allo stesso modo siamo sempre in prima alla vita e alla superiore. Speriamo che questa si possa vincere, speriamo di trovare qualche espediente per questo, perché ormai si parla solo di espedienti, che ci riunisca tutti per poter combattere tutti quanti insieme. Oggi si parla di soldi, si parla di recovery fund, si parla del piano nazionale della rete del recovery, in cui ci stiamo impegnando. Avrei voluto parlare di questo, perché stiamo mettendo insieme 400 sindaci per la prima volta motivati dal meridionalismo, nel senso che siamo motivati dal fatto che abbiamo avuto meno risorse, e tutti quanti dicono che abbiamo avuto meno risorse. Per la prima volta, io faccio il sindaco da 23 anni, per la prima volta diciamo tutti insieme che il Sud è stato penalizzato nella ripartizione delle risorse, è stato penalizzato anche dalla mancata distribuzione del fondo perequativo, e tutto questo, insomma, voglio dire, ha portato noi a fare una sorta di provocazione alla prefettura di Campobasso, al Ministero degli Interni, che se io avessi chiamato la moneta che ho fatto coniare lo scorso anno, l'avessi chiamata il Castellino, l'avessi chiamata
il soldo, l'avessi chiamata il fiorino, nessuno avrebbe detto niente. Siccome erano studi, di questo ne ho parlato con Carmine Di Somma l'anno scorso quando è venuto a Castellino, perché parlammo del professor Giacinto Auriti, delle teorie auridiane che io ho studiato cercando di comprendere quali fossero le azioni da non ripetere, e attualmente, voglio dire, il Ducato sta funzionando. Bene, decisi di chiamarlo Ducato. Da quel momento non so quante denunce ho avuto, da quel momento la prefettura scrive quotidianamente la rimozione della bandiera, sembra che chissà quale diciamo così, stemma io stia proponendo. Non è uno stemma che è stato ritirato, certo c'è bisogno dell'autorizzazione del Presidente della Repubblica, dell'Ufficio Araldico per poterlo esporre, però insomma in linea di massima, dopo che mi hanno fatto le denunce che stanno andando avanti, per le quali ho avuto anche l'avviso di garanzia del Ducato, io continuo ad emettere il Ducato. Il Ducato in sé per sé è una moneta parallela, alternativa, sono dei beni spesa con cui il Comune di Castellino sta vicino talora ai bambini, talora alle famiglie in difficoltà e distribuisce un qualcosa come 60-70 mila euro all'anno, diciamo così, che di questa moneta parallela che deve essere captata dalle attività che sono presenti nel Comune di Castellino del Viterbo, e tramite questo obbligo si riesce ad aumentare il fatturato di negozi, negozietti che diversamente insomma se la vedrebbero molto più nera di quella che si stanno vedendo, perché non è che è arrivato il Ducato e abbiamo risolto il problema, ci mancherebbe altro. Però non fosse altro per il fatto che il dottor Di Somma vorrà comprendere, una nazione esiste al momento in cui c'è una propria moneta, c'è una propria identità, c'è una propria cultura, anche religiosa. Quindi se noi volessimo ipotizzare una nostra nazione, quest'anno la nostra nazione, che sarebbe il piccolo paese di Castellino, ha inteso omaggiare un grandissimo eroe calcistico che di fatto non ha rubato, non si è venduto le partite, non è andato nelle cronache come calcio scommesse, non ha mai ceduto, anche a lusinghe di tantissimo genere, aveva le sue particolarità, quindi aveva anche i suoi vizi, parliamo di Diego Armando Maradona, e quest'anno lo abbiamo voluto omaggiare purtroppo a causa della prematura di partita, le cui cause si stanno ancora accettando. Per me è un onore poter onorare eroi del nostro tempo, e il Ducato serve anche a questo. Che cosa posso dire di più? Noi curiamo tanto la grafica e siamo apprezzati come piccolo paese di 500 abitanti, che per la prima volta non ci sono altre monete alternative coniate anche per fare il libero scambio, perché di questo poi si tratta. Al momento in cui il fruttivendolo capta la moneta e va al tabacchio e compra le sigarette con il Ducato, quello si chiama in gergo italiano libero scambio di moneta che viene riconosciuta come valore. È un dato di fatto, voglio dire. Per quanto piccolo sia, ci mancherebbe altro. Però è un esempio che potrebbe essere ripetuto, che potrebbe essere mutuato, io questo non lo so. Il motivo per il quale è nato, torno a ripetere, è nato sotto l'emergenza, ho avuto questa forza dell'emergenza da Covid, perché all'epoca non potevano uscire fuori dai confini comunali, abbiamo fatto questa moneta che è rimasta. Nulla di particolare. Bene, bene Enrico, prima di passare alle ultime domande, qualcosa posso dire di Maradona, perché il mio pensiero personale. Maradona è un eroe, ma non è solo un eroe, è un mito. Maradona è sceso dall'Olimpo,
degli dèi è sceso tra noi ed è ritornato lì e non risponde alla legge degli uomini, ma risponde alla legge degli dèi. Quindi qualsiasi persona che pensa di poter dire mezza parola su Maradona sbaglia soltanto per avere visibilità, risponde alla legge degli dèi, quindi non mi interessa nulla. Io ho buttato i soldi tantissimi per Maradona quando ero ragazzo e li ho benedetti, perché quello, e ti dirò che quando è successo quello che è successo qualche mese fa sono stato veramente male. Carmine, allora adesso che cosa facciamo? Andiamo in conclusione. Dimmi la tua, concludi brevemente, però cercando di capire se questa storia di cui noi cerchiamo di informarci, di studiare, di apprendere, per te come può essere un faro e non un porto? Allora, il punto, dico subito questo, io sono sincero e ti devo dire, io come ho visto queste cose 10 anni fa. Da 10 anni a questa parte io, diciamo, ho imparato tante cose, sia di economia politica, cose che io prima non conoscevo proprio. Grazie allo studio del cosiddetto meridionalismo, in senso lato, ho imparato, leggendo i libri di Zitara, ho avuto un interesse per l'economia politica. Ho letto e ho studiato Giacinto Auriti. Ho letto che cosa ha fatto quest'uomo, un uomo incredibile, e che fine ha fatto soprattutto quest'uomo incredibile come Giacinto Auriti, che è stato messo alla gogna. Lui non era borbonico, è perché noi questa etichetta borbonica la si mette su tutto. Allora, io 10 anni fa nutrivo una grande speranza, forse perché non capivo ancora le cose che leggevo. Forse etichette che ci mettono è neoborbonico. Come? Etichette che ci mettono è neoborbonico, non borbonico. E 10 anni fa io nutrivo delle speranze, avevo un entusiasmo incredibile, però io, diciamo, in pochissimo tempo ho visto nascere un movimento bellissimo, secondo me, come il Movimento 5 Stelle, l'ho visto morire, implodere, annientarsi nel giro di 1-2 anni. È servito allo scopo, fidati, poi dopo ne riparleremo. No, ma io so benissimo come è stato creato, a che cosa serviva. Non ti preoccupare, io non sono un mongoloide, io mi vesto da mongoloide la mattina, capito? Cioè, mi cerco anche di prepararmi bene, ma non sono mongoloidi, ho capito, non ti preoccupare, io ho capito dove siamo, quello è che cosa viviamo, a differenza di molti che non so se ci vanno o se ci sono. Il problema è che noi non abbiamo nessuna speranza, perché noi non abbiamo mezzi, non abbiamo strumenti, non abbiamo soldi, ma io parlo pure degli italiani, non solo di noi, di questa parte, che poi non ci capite ancora qual è la nostra collocazione. Ecco, vedi, per esempio, Enrico ha fatto una bellissima cosa, non una bella cosa, perché voleva aiutare e vuole aiutare la sua comunità, però ha messo quella bandiera come simbolo. Quella bandiera è urticante per le istituzioni, perché potrebbe costituire un precedente. Ha avuto un fuoco di sbarramento e per colpa di quella bandiera non è riuscito a fare il bene della sua comunità. Allora noi ci dobbiamo rendere conto di una cosa e dobbiamo essere chiari su questo. Anche a me piace, ho simpatia per quella bandiera, ci faccio i docufilm, io amo la mia terra. Quella bandiera mi piace perché rappresenta l'unione della mia terra, non per altro. Io non sono monarchico. Io non prendo i soldi, non sono pagato dalla Casa Borbone e non mi metto nemmeno il mantello a Vagafuscemi Uer, Cocosco Mantello in Guella, perché a me del mantello non me ne frega un cazzo, non so se si capisce. A me interesserebbe la terra dove vivo, per me, per i miei figli. E la terra dove vivo adesso non c'entra niente col Borbone. Il Borbone mi serve per capire la storia, per avere un precedente, per capire cosa ci hanno fatto. E lo stesso Borbone, quando ha capito in che gioco si era messo, anche lui si voleva salvare. Perché l'anno prima Filangieri gliel'ha detto, quando venne il conte di Salmur, nel luglio del 59, mettiamoci coi francesi, alleiamoci. Lui disse no,
non posso prendere la terra del Papa, non posso fare questo, non posso fare quello, non posso concedere la Costituzione, non posso fare quello. Però l'anno dopo, quando teneva già il fuoco sotto il culo e teneva Garibaldi in Sicilia, tanto la Costituzione l'ha data. E che significa? Non era più tradizionalista cattolica, sarà cagnato! Come l'ha fatto? Aveva capito che aveva sbagliato, si voleva salvare, ma era troppo tardi. Perché portare a morire tutta quella gente sul Volturno, sul Garigliano, a Capua, a Mola di Gaeta, a Gaeta, sotto le bombe, tutta quella gente che muoreva? Scusa, ma perché non mi si aiutano a Pocavalla? Sali sul cavalluccio e vai in Sicilia, vai in Sicilia, vai a combattere i Garibaldi. Se devi morire, muori con il ferro in mano. E non l'ha fatto, perché non gli conveniva, non lo so perché, aspettava che gli altri lo salvassero. Questa storia appartiene al passato. Noi siamo nel 2021 e già parlare dell'unità d'Italia nel 2021 è vetusto, è obsoleto, perché noi adesso, l'Italia, sta subendo ciò che il regno delle due Sicilie ha subito dall'Italia. Cioè, in pratica, l'Italia... Veramente l'Europa che sta subendo questo. No, mi scusi, forse non mi sono espresso bene. Ciò che l'Italia ha fatto al Regno delle Due Sicilie è esattamente quello che l'Europa sta facendo all'Italia. Ma è l'Europa che sta subendo dagli altri imperi quello che ha subito il Regno delle Due Sicilie. Perché l'Europa lasciala stare, perché l'Europa non è l'Europa del 1700, del 1800. L'Europa è una frazione, una dependance degli atlantisti. Capisci? L'euro è una creatura americana, ma non voleva l'America che si facesse l'euro come l'ha progettato Kohl e come l'ha progettato Mitterrand per distruggere l'Italia. Loro volevano un cuscinetto monetario al centro del mondo per ripararsi dal leone d'Oriente. Invece la Germania li ha fottuti perché ha fatto un gabinetto all'interno del quale si è mangiato tutti gli altri. E sa che questo soggetto geopolitico monetario, perché l'euro non è una moneta, l'euro è un sistema politico, questo sistema imploderà e questa implosione avverrà fra poco, perché se no non si spiega perché fanno, a un certo punto mettono in giro tanta moneta, mentre prima non volevano fare inflazione, poi fanno il quantitative easing, cioè mettono a disposizione risorse illimitate per salvare l'euro. Io lo so che la maggior parte delle persone che partecipano al divano non capisce un cazzo di queste cose, come pure parlano del recovery fund, del recovery plan, ma che recovery? Loro ti mettono praticamente dei soldi che loro non è che li fanno vendendo le loro case e te li prestano a te, loro prendono il computerino, questo, vedi, fanno un bip del computer e praticamente ti escono mille miliardi che stanno qua, però attenzione, io te li do se tu fai le riforme, se tu fai questo, se tu fai quello, se tu che cosa devi fare, amico? Tu nell'Italia devi fare il terzo mondo dell'Europa, cioè ti devi adeguare al mercato cinese, cioè il tuo popolo deve fare il cinese, quello che lavora, deve avere bassi stipendi, bassi salari, rarefazione dello stato sociale, deve mantenere bassa l'inflazione per contenere stipendi, salari ed ammortizzatori sociali. Questo devi fare. E noi parliamo del recovery fund, del recovery plan, ma la gente sa che noi siamo contributori netti dell'Europa, cioè che in tasse diamo più di quello che riceviamo. E allora, se ci fosse uno con le palle, direbbe: senti, io non voglio nessun recovery plan, io voglio la sovranità monetaria, io voglio una volta i confini, voglio la mia sovranità politica, geopolitica, e quindi voglio i confini, voglio la mia sovranità monetaria e voglio fare il commercio e lo decido io qual è il commercio, da dove devo comprare, da dove devo vendere. Il problema è che dietro la sovranità monetaria c'è sta un'altra sovranità che tu non ottieni, che è la sovranità delle bombe atomiche, dell'esercito. Tu sei un ridicolo e quindi non hai esercito, non hai potenza. Quando ti siedi al tavolo a contrattare, ma di che contratti che tu a Red non ottieni niente? È la stessa cosa del Borbone, caro.
che lui diceva che era non poteva subire attacchi perché poi c'era il Papa, che era un cadavere, che lo difendeva la Francia. Se non era per la Francia, occupavano Milano prima. E poi Papa già ne aveva trovato volta a Coppotrone, l'aveva ospitato proprio lui, a Gaeta. Hai capito? Quindi che l'acqua santa non era poi così santa, ci passavano. Per mare ci hanno passato chiunque. Cioè, voglio dire, tu l'esercito di Iena? No. E allora fu buono vaglione. Alleati, o uno, o un'altra. E fu se l'esercito e tieni gente pronta a morire, e allora sì, combattimmo, moriamo con il ferro in mano. Ma ti pare che l'italiano è un popolo che muore con il ferro in mano? Con il ferro in stile, semmai. Ti passo. Carmine, veramente il popolo italiano, per quello che ha... No, aspetta, Enrico, c'è l'ultima domanda per te. Per quello che ha dato alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, ha perso tante vite. Comunque, alla fine siamo tornati La funutanata parte e l'ha persa tutto il due parti. Sì, però noi abbiamo il sangue. No, non è mica deciso il popolo, ha deciso la classe dirigente nata con l'Unità d'Italia. I nipotini di Cavour. E quindi non. Però quello che voglio dirti è solo questo, prima di dare la conclusione a Enrico, è che alla fine siamo tornati alla domanda iniziale. Cavour che diceva, lo vuole l'Europa, lo vuole... Noi abbiamo questa classe dirigente che dice, lo vuole l'Europa. È una classe dirigente che per sette secoli, dopo la rivolta dei baroni Ferrandi, poi dopo, alla fine, adesso è il potere in mano. I convegni. Noi oggi, nel 2021, concretamente, che cosa possiamo fare? Io vorrei due convegni su questo, perché magari faccio pazza e sei balda a Cavour. E lo facciamo, Carmine, lo facciamo. Ecco, su questo. E poi vorrei dire a quelle persone che tengono. Hai dato un anticipo. Abbiamo dato un anticipo. Fammi quest'ultima cosa, visto mi ha chiamato una volta, ma non mi chiami più. Ma vorrei dire a tutte quelle persone che hanno i movimenti, che danno in televisione, in radio, i giornali, le cose che si leggono tra loro. Ma perché non vi mettete insieme se le pensate tutti allo stesso modo? I romani, quando dovevano attaccare le navi avversarie, si bruciavano la nave loro, bruciatele queste cagate che tenete dietro le spalle, che su giornalina, che sta televisioncina, questa associazioncina. Unitevi, fa qualcosa di serio. Unitevi, contatevi, mettete i soldi. Carmine, innanzitutto voglio dirti che da noi sei sempre il benvenuto, quindi faremo altre trasmissioni in futuro parlando proprio di quello che può essere il futuro. Adesso ci hai dato un assaggio, però da noi sei sempre il benvenuto ed entrare sempre dalla porta principale. Io adesso voglio chiudere con Enrico. Quando sono venuto a Castellino, tre volte in pochissimo tempo, l'ha notato anche mia moglie, abbiamo visto che praticamente, nonostante c'è una desertificazione del nostro regno da parte dei giovani che ormai vanno via, cioè gli ultimi dati sono allarmanti, prima andavano in giro con le valigie di cartone, adesso con i troller e con la laurea in tasca, invece abbiamo visto a Castellino 500 abitanti, ma pieno di giovani. Come mai questa, cioè, spiegaci come mai questa gioventù e se può diventare un motore propulsivo per tutto il nostro amato regno e dare una speranza che Carmine ci ha letteralmente segato. Credimi, è difficile, è sempre difficile parlare proprio di Carmine. Carmine non ha segato nulla, Carmine ha fatto una fotografia di oggi. Oggi, se fosse fatto una fotografia del nostro regno, sarebbe evidentemente riportata nella fotografia tutto quello che Carmine tutto, compreso il recovery fund. Il recovery fund è un sistema, voglio dire, tra l'altro non sono neanche i fondi che per il 30% sono, come dire, da perdere, il resto sono da ridare con bassissimi interessi, con la speranza che riusciremo a saperli spendere. Quindi, non ha segato, Carmine ha fatto una fotografia qua. Come stai a fare la radiografia? È quello che è. Fra 10 giorni, se le cose andranno meglio o peggio, rifai i raggi e
il medico non potrà fare altro che certificare se hai una patologia e questa patologia è andata in regressione o è peggiorata. Questo è un dato di fatto, quindi vorrà comprendere il buon dottor Bisogna, quando parla lui, e noi parliamo di questa cosa. Per il resto, invece, non so cosa rispondere, perché... Ma i giovani ci sono, però! sì, i giovani ci stanno. Noi abbiamo fatto tante infrastrutture, ecco, la dico così, insomma, dal 1997, torno a ripetere quello che ho detto prima, noi non abbiamo fatto altro che fare politiche in favore dei giovani, quindi 1999, compri le prime case, dopo le altre case, fai un altro bando, compri le case, ed il giovane almeno adesso un tetto sulla testa lo tiene. Quindi in linea di massima è edilizia residenziale, hai anche qualche professionista adesso perché cominciano a rimanere i professionisti, comincia a venire l'ingegnere, comincia a venire l'avvocato, anche perché una società senza professionisti è come una società con solo professionisti e senza operare, è monca. Ecco, adesso cominciamo ad avere anche i professionisti, qualcuno torna e qualcuno, ecco, diciamo così, rimane. Rimangono perché intanto hanno delle infrastrutture come l'Olimpo, la piscina comunale, dove si può accedere pagando un prezzo bassissimo, tra l'altro se si fa il percorso invitati, il prezzo è addirittura inferiore. Quindi c'è sempre questa moneta parallela, c'è sempre questa moneta alternativa. Se vuoi entrare in piscina paghi 8 euro. Se invece compri 20 ducati per fare il percorso ducati, compri 20 ducati ma paghi 5 ducati l'ingresso, l'equivalente di 5 euro. E dopodiché abbiamo cercato di recuperare persone che se ne erano andate all'esterno, più che i familiari interi che abitavano nei paesi limitrofi, addirittura regalando un progetto di ville bifamiliari e non facendo pagare né bucalossi né oneri di edificazione. Insomma, abbiamo regalato ad ogni nucleo familiare che volesse comprare a Castellino qualcosa come 40.000 euro più IVA. E ne abbiamo costruite 8 di queste villette. Ma quando si parla di 8 villette a Castellino su 200 famiglie, oppure quando si parla per esempio di 60.000 euro su 500 abitanti, bisogna fare la moltiplicazione, per esempio Napoli che fa 1 milione di abitanti, è come se mettesse in circolazione 10 milioni di ducati a Napoli. Ecco la proporzione qual è. Per cui la gente si sente considerata, ecco, a Castellino. Se decidono di fare un figlio, il figlio prende 2 ducati al giorno fino al compimento del 5° anno. La madre, voglio dire, non la puerta, ma la persona che rimane incinta prende 1.000 ducati da poter spendere lei. Ci sono singoli accorgimenti che facciamo con il bilancio comunale abbastanza risicato e tra l'altro devo dire pure con un ente in dissesto. Beh, se dovrei parlare un po' di finanza locale. Intanto queste cose vengono fuori da economie, per esempio noi abbiamo un segretario comunale che viene una volta a settimana, per cui dobbiamo arrangiarci, dobbiamo scriverci le delibere, dobbiamo scriverci le determine, abbiamo un tecnico comunale che viene 2 volte a settimana però sono i pomeriggi, non abbiamo responsabile dell'ufficio finanziario e tutte queste responsabilità vertono sul sottoscritto che intanto le fa in quanto ha acquisito l'esperienza quasi millenaria, e fra poco voglio dire, se andiamo a ritroso, mi trovo che facevo il sindaco quando c'erano i fenici e quando c'era, voglio dire, la Mesopotamia con gli assiri e i babilonesi. C'è l'esperienza, c'è qualche cosa che consente all'ente di poter risparmiare
e di emettere questi ducati che vanno in favore della gente, diciamo così, e delle persone meno abbienti. Questo affianco ad un clima molto, come dire, democratico, ma non democratico come il sistema elettorale prevede di andare al voto, ma poi viene continuamente reso e vilipeso, perché sfido chiunque di voi a dire che si passano 5 anni e la forza che è stata relegata all'opposizione finisce all'opposizione, e la forza che è stata premiata per amministrare finisce per amministrare. Noi andiamo solo a votare, poi il resto il Presidente del Consiglio lo stabilisce il Parlamento, lo cambia quando vuole, le forze, ecco, oggi ci troviamo a, parlavo di democrazia, ci troviamo con un governo che va da Almirante e finisce a Bertinotti, una cosa molto sui generis, quasi tutta italiana, ma la democrazia che intendo io è quella che garantisce la libertà. I giovani a Castellino si sentono liberi, c'è un'amministrazione comunale che fa di tutto per tenerli insieme, per tenerli a Castellino, per proteggerli, si sentono protetti e si accontentano di qualche spicciolo in meno in tasca, anziché andare fuori, guadagnare 2.000 euro al mese, però pagarli di affitto e pagarli di caro vita. Non ho un'ulteriore ricetta, per adesso sono, come dicevo prima, il buon dottor Di Somma mi comprenderà, Carmine, sono solo degli espedienti, è una programmazione che c'è, ma è in base a degli espedienti che tuttora ci danno ragione, con la speranza di poter vincere e continuare a fare politica per i giovani, per farli rimanere a fianco ai loro genitori, che oggi magari potrebbero avere bisogno di assistenza. Questo è quello che ci compete fare. E garantire così, rimanendo giovani, la politica generazionale. Grazie Enrico. Quello che volevo dirti è, aspetta, amore, adesso ci salutiamo, volevo dirti che i tuoi non sono espedienti, questo è un progetto importante, e hai detto prima, immagina se potessero fare a Napoli questo. Comunque salutate tutti i nostri spettatori. Io devo andare. Ciao Enrico, grazie. Ciao Enrico, volevo solo dire, salutando, che noi dobbiamo nutrirci del nostro passato senza restarne prigionieri. Questa è una cosa che io dico. Noi dobbiamo guardare avanti, avendo la fortuna di aver capito il nostro vero passato, che ci deve dare forza e non ci deve attanagliare. Allora, nessuno sa dove stiamo andando, ma almeno cerchiamo di capire da dove veniamo. Non è cosa da poco questo. Allora, volevo solo dirvi che, come sempre, la nostra puntata... Dicevi, Enrico, un'ultima cosa? Ho detto a Carmine che è il mio idolo! Sei un grande, Enrico, tu stai... Ciao, oltre. Enrico, ciao! Sei il cardinale Ruffo, sei il cardinale Ruffo Molisano. Il mio idolo, Carmine Di Somma, ciao! Ciao, Enrico, ciao, grazie! Enrico, ciao. Io saluto... saluto lo stesso Enrico che è andato via, saluto Carmine, vuoi salutare? Ciao a tutti. Voglio soltanto dire che, come sempre, questa puntata terminerà con un monologo teatrale di Raimondo Rotondi in lingua laborina. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ci ulissano i briganti, come si è detto prima, ma i briganti ci stanno ancora. Tu ti pensi che andando siamo scorti, ma ci lo sai quando arriva? Arriva la centrara, la migliara, sta arriva a tutta la parte, non siamo scorti noi. Sì, è vero, alcuni hanno acceso, alcuni hanno acchiappato, qualcuno se ne è ite, e tutti gli altri ci stanno ancora, noi ci starremo, è il mondo nostro che è scurto.
c'è sta più di una nostra, perché in danno, non so se tu lo sei mai sentito dice, come diceva una volta, io voglio una piccola che gli fa allontanare dalla casa. Da allontanare ci stanno i masci cagliutti, i masci cagliutti che si mangiavano e si agliuttevano. Quando fu un danno qua hanno arrivato proprio i masci cagliutti. Si hanno mangiato tutto, se l'hanno agliuttuto e se l'hanno portato. Noi salimmo alla montagna e piano piano il mondo attorno a noi scurtava. Non ci stava più la gente, non ci stava più niente. Il primo tempo stavano i soldati, quelli che erano arrivati, parlavano giargianese, cose, combatterimo contro essi. Poi, dopo, cominciamo a farlo scontare a quelli che gli erano chiamati, i signori, come se fosse. Poi hanno scorto pure i signori, perché i masci cagliutti si erano mangiati pure la roba sia. Io non so come la pensa che la gente. Lo tenesse capite che non è che hanno fatto chissà quale affare. E puris, chiane chiane, gli è stato ascoltato tutto quello che tenevano. Se lo tenesse addonato, che cosa? Il rop, chi c'è stato? Non sta arrivando alla montagna contro chi? La Guardia Nazionale. Ma la Guardia Nazionale, sono poveracci purissi. Vanno alla C per la giornata. E fede, metti a cedere poveracci. E niente. Chiano chiano è scurto il mondo nostro e siamo scurti pure noi. Ci siamo mangiati il mondo attorno. Senza manche farcella d'una.